Questa sera parliamo di devozione. Come via sublime verso l'assoluto, parliamo di un desiderio che è insito in ogni animo umano, è un desiderio che non c'è niente che possa placarlo, niente che possa soddisfarlo. È un desiderio che qualche volta diventa proprio una urgenza, un'emergenza, il desiderio del sublime. È la nostalgia dell'assoluto, di quella dimora spirituale dalla quale proveniamo, da dove siamo venuti e verso la quale sappiamo di doverci dirigere verso nel nostro cammino di ritorno. Questo desiderio è un richiamo che a un certo punto del nostro progresso spirituale si fa irrefrenabile. Si fa avventura nobile verso l'eterno, verso l'immortale ed è qualcosa che ha un potere straordinario perché dà all'uomo speranza, gli dà ispirazione e lo spinge a cercare quella gloria che un tempo gli apparteneva, quella gloria che comunque lo mette di nuovo sul sentiero della ricerca interiore e della realizzazione spirituale. È un processo che ha due possibili svolgimenti, la via larga e facile e la via stretta e veloce, ma ovviamente la più difficile. E ho scelto di trattare questo argomento perché ultimamente mi sono imbattuta più volte e probabilmente non a caso, in un'affermazione relativa proprio alle modalità che l'uomo ha per liberarsi della miseria, della sofferenza e arrivare all'assoluto. E secondo tale asserzione, solo la via della devozione è la chiave del progresso spirituale. Era un'affermazione che sollevava in me più di un punto di domanda e perché nel momento in cui avevo deciso di approfondire questo concetto avevo fatto mia l'idea dei quattro sentieri o marga proposti dalla tradizione indù. Sono dei sentieri che si riferiscono alle quattro classi o tipologie di uomini che in base al loro sentire profondo, seguono appunto una di queste quattro vie per conseguire la meta suprema. E li vediamo. Vediamo i primi due. Karma Marga, Marga significa sentiero, quindi il sentiero dell'azione, quindi la salvezza mediante le opere. E Bhakti Marga, il sentiero della devozione, Bhakti vuol dire devozione, che prevede la salvezza tramite la fede. Due sentieri che però non erano considerati i più elevati, tra virgolette, che sono invece il Raja Yoga Marga, o sentiero del progresso tramite sforzi autoindotti, e quello che viene considerato il più sublime, il più prezioso tra tutti, che è quello del Gnana Marga, o sentiero attraverso la saggezza. Niente, allora a questo punto vado a rileggere qualche versetto della Bhagavad Gita, perché questo libro, che letteralmente significa il canto del beato ed è il sesto libro del poema epico indù, Mahabharata, è scritto in forma di dialogo tra il principe Arjuna e il suo auriga Krishna, ma si ritiene che contenga quanto vi sia di meglio nella filosofia indiana, proprio che è considerato avere il primato nella divulgazione del concetto di devozione. È vero, insomma, ci sono tantissime sfumature in questo concetto. Però, comunque, era un concetto che nelle scritture anteriori non era riscontrato.
Nelle scritture anteriori si trovavano piuttosto il timore di Dio o una adorazione pura, passiva di Dio. Del resto, quale popolo, se non quello indiano, manifesta un sentimento di devozione così sviluppato? E vediamo allora qualche sloka dalla Bhagavad Gita. Vediamo qualche brevissimo estratto dal canto 9. Eccolo qua. Il canto 9 della Bhagavad Gita è detto: chiunque mi offre con devozione una foglia, un fiore, un frutto, dell'acqua, tutto ciò io lo accetto, offerto com'è devotamente dall'uomo che ha il cuore puro. E continua. Qualunque cosa tu faccia, qualunque cosa tu mangi, qualunque cosa tu offra, qualunque cosa tu dia, qualunque sia la penitenza a cui ti sottoponi, ciò fa, o Kaunteya, come un'offerta a me. E ancora, e in tal modo sarai liberato dai legami dell'azione che produce buoni o cattivi frutti. Ma tu, con la mente fissa nella devozione e nella rinunzia, liberato, verrai a me. E la Bhagavad Gita continua, vi leggo qualche altro versetto. Io sono lo stesso verso tutte le creature, niuna ne odio e niuna mi è cara, ma quelli che mi adorano con devozione sono in me e io in loro. Se anche un peccatore mi adora, non adorando nessun altro, egli deve essere ritenuto giusto perché ha giustamente risoluto. E ancora il versetto 31, egli tosto diviene virtuoso e ottiene l'eterna pace. Sappi, o Kaunteya, che il mio devoto non è mai perduto. Poiché, versetto 32, o Partha, chiunque si rifugia in me, anche chi è nato nel peccato, le donne, i Vaisya e persino i Sudra, gli intoccabili, tutti conseguono la meta suprema. Fissa la mente in me, sii il mio devoto e il mio adoratore. Prostrati a me. Prostrati a me, prostrati a me, dice la Bhagavad Gita. Per un'anima devota, indubbiamente il Signore è lì e lo accogli. E sempre nella Bhagavad Gita, 12° capitolo, troviamo le parole che Krishna, le parole con le quali Krishna asserisce l'importanza del Bhakti Yoga, sentiero della devozione rispetto a tutti gli altri tipi di disciplina spirituale, mettendo in luce, spiegando i vari aspetti della devozione. Ed egli inoltre spiega che coloro i quali compiono un servizio devozionale puro, cosciente, immersi in lui e che dedicano a lui tutte le loro azioni, vengono liberati velocemente dal ciclo del samsara e ottengono la suprema realizzazione. E in questo capitolo vengono distinti due tipi di devoto: colui che adora il Brahman senza forma, quindi l'aspetto immanifesto di Dio, e colui che adora la forma personale di Dio. Krishna afferma che entrambi possono conseguire la meta suprema, ma che coloro che adorano la sua forma personale sono i migliori. Sono i migliori, e questa è stata una cosa che mi ha veramente turbato. E dice che il sentiero della Bhakti è il più elevato tra tutti perché è piuttosto arduo meditare sull'aspetto immanifesto di Dio. Questa via, dice Krishna, è piena di insidie e di difficoltà. E Krishna continua affermando che tale trasporto verso Dio non è un dono che arriva misteriosamente, ma che richiede sforzo e pratica costante per raggiungere la perfezione. E aggiunge che coltivare la conoscenza è meglio del praticare meccanicamente,
Penso qui al rosario e alla recitazione meccanica che se ne fa a volte, per esempio. E dice anche che la meditazione è qualcosa di più elevato della conoscenza, ma che sopra tutto questo sta la rinuncia ai frutti dell'azione, cosa che porta a una grande pace interiore. Sempre nel capitolo dodicesimo troviamo questa affermazione: immergi la tua mente soltanto in me. Concentra su di me la tua percezione discriminativa e al di là di ogni dubbio dimorerai eternamente in me. Dunque, la Bhagavad Gita suggerisce di riempirsi la mente con il pensiero di Dio. Questo fa perdere totalmente il senso dell'ego e in questo modo si ottiene l'unione o yoga con Dio. E questa mi sembra una possibilità alla portata di tutti, una cosa che coltivando il proprio rapporto personale con Dio, fa scaturire un amore consapevole, un amore profondo, straordinariamente profondo. Le parole della Gita hanno fatto poi risuonare, richiamare alla mia mente il movimento degli Hare Krishna, che sicuramente tutti conoscete. È il nome con cui è molto più nota l'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, fondata a New York nel 1966 dal maestro indiano Bhaktivedanta Swami Prabhupada, 1896-1977. Questo movimento si basa sull'insegnamento di un mistico bengalese, Caitanya, Sri Caitanya. Vissuto a cavallo tra il XV e il XVI secolo. Era un insegnamento che arrivava secondo una linea discepolare di maestri spirituali che veniva fatta risalire direttamente a Krishna e che si fonda questo movimento sulla devozione alla figura di Krishna, considerato come il Bhagavat, Dio, la persona suprema. E su quella di Caitanya, che è considerato come una manifestazione della divinità di Krishna. I seguaci di Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada fanno dell'aspetto devozionale la loro ragione di vita e affermano che la Bhakti, il servizio devozionale a Sri Krishna, che qui vedete rappresentato in una versione molto moderna, sempre con il caratteristico volto blu, la Bhakti, il servizio devozionale a Krishna, è la più potente, pura ed elevata di tutte le attività. E loro appunto precisano che vi sono nove tipi di servizio devozionale, che sono ascoltare ciò che riguarda Krishna, cantare i suoi nomi o parlare di lui, ricordarsi di lui, servire i suoi piedi di loto, adorarlo, offrirgli delle preghiere, diventare suoi servitori, diventare suoi amici, arrendersi completamente a lui. E assicurano che nel compiere una o più di queste attività ci si avvicina sempre di più alla divinità. Ciascuno di questi metodi del servizio devozionale è dotato di una potenza spirituale incredibile ed eseguendone con purezza di intenti uno o più si può ottenere l'amore verso Dio, il risultato considerato più elevato tra tutti. Per esempio, facciamo un esempio. Consideriamo il servizio di ricordarsi di Krishna. Secondo i loro più autorevoli commentatori, l'essenza di questo insegnamento si trova nella Bhagavad Gita e nella fattispecie nei capitoli centrali, 6 capitoli su 18, che secondo loro ne sono l'essenza. Di questi sei, l'essenza è il capitolo 9, che si intitola La conoscenza più confidenziale, e del capitolo 9, l'ultimo verso, il 34esimo, è considerato il vero centro della Gita. L'essenza di questo insegnamento. Krishna inizia quel verso con queste parole.
pensa sempre a me. Perciò, tra tutte le istruzioni di Krishna, quella di ricordarsi sempre di lui è l'essenza dell'essenza dell'essenza. Pensare in modo puro a Krishna evoca la presenza personale del Signore. E appunto i nostri devoti a Sri Krishna ci raccontano che il Supremo, il Bhagavata Purana, il Purana dei seguaci del Bhagavat, il Supremo, testo sacro della tradizione induista, afferma che è facile raggiungere il Signore attraverso il servizio devozionale. È facile raggiungerlo, ma solo per l'uomo che è disilluso dalla materia. E la regina Kunti, nel parlare di questo suo rapporto con Dio, dice: come senza ostacoli il Gange scorre continuamente verso l'oceano, fa, o Signore, che la mia attenzione sia rivolta a te e a nessun altro. E più avanti, no, scusate, e nessun altro, lo chiudo qua. E certo, se la devozione non è pura, se non è priva di motivazioni egoistiche, ma è ispirata da interessi personali, che differiscono quindi da quelli del Signore, se è motivata da invidia, orgoglio, fama, eccetera, non può dichiararsi efficace, non può che rivelarsi controproducente. I puri devoti non si aspettano niente, non si aspettano benefici né materiali né spirituali dal loro servizio. E quando l'anima si eleva verso il Supremo, si verificano due effetti collaterali. Ci si libera da ogni attaccamento materiale e i sensi sono purificati anche semplicemente dal fatto di essere impegnati nel servizio al Signore. Gli insegnamenti di Sri Krishna sono stati diffusi in tutto il mondo e ovunque in tutto il mondo i suoi devoti cantano i santi nomi del Signore. E mi piace riportare un verso della Kali Santarana Upanishad che dice: al termine dell'Odvapara Yuga, dopo aver percorso tutta la terra, Narada si recò da Brahma e gli chiese: «Oh Signore, come posso attraversare questo oceano detto Kali Yuga?» E Brahma rispose: «Guarda che dalla tua domanda trarrà beneficio tutta l'umanità. Ascolta il segreto nascosto nelle tradizioni trasmesse oralmente dai Brahmini e scopri ciò che può attraversare il mondo del Kali Yuga. Canta i nomi della persona suprema. Canta perché questo può cancellare il male del Kali Yuga». Allora Narada gli chiese: «Ma quali dei santi nomi possiamo noi cantare?» E Brahma replicò: «Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare». Solo recitando i 16 nomi possiamo distruggere il male del Kali Yuga. Non ci sono altri rimedi in nessuna parte dei Veda. E qui vediamo, ma senz'altro li avrete incrociati anche voi, i devoti, i cosiddetti Hare Krishna, che cantano con questo entusiasmo, con questa gioia. Questo, secondo loro, è il metodo sublime per risvegliare in noi la coscienza di Krishna. Questo canto supera tutti gli strati inferiori della coscienza, ovvero quelli sensoriale, mentale ed intellettuale, e non è necessario comprenderne il significato o specularci sopra. L'effetto è uguale, anche solo cantandolo senza sapere quel che si dice. Ma visto che ci siamo, possiamo scoprire che la parola Hara è una forma di invocazione dell'aspetto energetico del Supremo e che le parole Krishna
e Rama richiamano il Signore in modo diretto e diretto, direi diretto. Hara è la suprema energia del Signore e quest'ultima, che al vocativo diventa Hare, ci aiuta a raggiungere il Supremo. Dunque, stabilire il contatto con l'energia spirituale, con Hara, significa ritrovare la nostra condizione primordiale, quella naturale, quella gioiosa, per quello che li vediamo sempre così, così pieni di gioia e di energia. La parola devozione con l'andar del tempo, almeno nella nostra cultura, ha subito delle alterazioni, essendo stata accostata a un certo tipo di religiosità, al bigottismo, che con la vera devozione non ha niente a che fare. Perché la vera devozione indica l'aspirazione del sé inferiore verso l'assoluto. La vera devozione è una consacrazione che si nutre della più completa abnegazione per l'amore dell'oggetto che la ispira. La vera devozione implica una capacità di entusiasmarsi tale da rendere realizzabile qualsiasi sacrificio. E secondo Maria Luisa Kirby, in un articolo pubblicato sul bollettino della Società Teosofica dell'agosto del 1911, la devozione è in realtà l'unico atteggiamento logico di fronte alla grandezza ed è anche l'unica disposizione d'animo che apre la via all'amore che fluisce da un essere superiore e ci suggerisce caldamente di aprire le finestre dell'anima lasciando penetrare i raggi dell'amore divino, perché questo ci mette nella condizione di saper riconoscere colui che sta per venire a noi. E dice ancora che chi pratica la devozione, che è amore, ha una specie di corda capace di vibrare in risposta alla nota fondamentale della natura del Supremo e che quindi può riflettere, per quanto debolmente, l'amore che lui personifica. Bene, a questo punto della mia ricerca mi sono lasciata ispirare da un piccolo pamphlet, un piccolo volumetto sul valore della devozione, scritto nel 1911 da Annie Besant. Cercherò di riassumerlo molto brevemente. È un testo che suggerisce l'esigenza di comprendere chiaramente la natura del sentimento della devozione, perché dice: tanto è grande il suo potere di innalzare l'uomo, tanto è potente la sua capacità di degradarlo, la sua capacità di distoglierlo dal cammino evolutivo. Perché viene in campo l'aspetto del fanatismo, che è una leva parimenti forte della devozione, ma che certo ne obnubila la mente e il cuore. Besant dice, afferma che il fanatismo è falsamente, illusoriamente rassomigliante alla devozione, perché mentre quest'ultima ha le sue radici nella conoscenza e fa maturare i frutti dell'amore, l'altra, il fanatismo, si fonda sull'ignoranza e produce solo mele avvelenate. L'emozione del fanatismo, continua Besant, se non regolata dalla conoscenza, è come quel fiume che deborda dagli argini, inondando la pianura e distruggendo qualsiasi cosa, mentre la devozione è come un fiume ben incanalato che irriga tutto ciò che bagna, fertilizzando il terreno che attraversa. Besant fa una distinzione tra natura intellettuale, spirituale ed emozionale, dicendo che la parte emozionale della nostra natura è l'aspetto energizzante, è la fonte della devozione. La nostra natura emozionale dà energia a questa nostra devozione.
E l'aspetto amorevole porta a dirigere questa emozione verso l'oggetto, a Dio, a un maestro, insomma a qualcosa di più elevato di noi. E dice, vediamo se la troviamo, sì, capire bene la distinzione tra essere fanatici ed essere devoti è molto semplice. Se la pratica ci fa umili, tolleranti, gentili, fraterni e amichevoli, allora è vera devozione. Se invece cresciamo in orgoglio, durezza, sospetto, sappiamo per certo che abbiamo imboccato l'altro cammino. Tutti gli uomini cercano la felicità e noi sappiamo che quella autentica, la gloriosa beatitudine, sta nel nostro unirci con l'assoluto. Ecco perché l'essere umano è sempre stato attratto dagli avatar o incarnazioni divine, perché questi con il loro splendore animico riescono a far trapelare anche attraverso il velo della materia, quindi a far arrivare anche a noi, attraverso il velo dell'illusione, i raggi della luce divina. Quella luce che accende gli occhi, che allarga il cuore, che ci dà speranza, che ci dà vigore. Tra i cristiani la devozione si dirige principalmente verso Cristo, che è incarnazione di Dio. E infatti vediamo in Matteo, lui dice: venite a me tutti voi che siete travagliati e oppressi, e io vi darò riposo. Nei secoli però, oltre a questo, si è moltiplicato anche il culto verso i santi e verso la Madre di Dio, in varie forme, perché essi sono considerati vicini al Signore e quindi in grado di intercedere per noi, per le nostre richieste, diciamo così. Tali devozioni si aggiungono alla liturgia e prendono variatissime forme, le conosciamo bene tutti, le novene di preghiera, le processioni, qua c'è una processione con la Vergine, i pellegrinaggi, le recite del rosario, le litanie, l'adorazione eucaristica, la venerazione delle reliquie, qui c'è la reliquia di San Marco portata intorno alla piazza antistante la Basilica, e poi ci sono le feste mariane, eccetera. E la Chiesa Cattolica riconosce il beneficio di queste devozioni popolari che accompagnano e fanno da corollario alle liturgie tradizionali, però conferisce a queste ultime preeminenza e primato su ogni altro aspetto, quindi prima le liturgie e poi qualsiasi altro tipo di devozione. E fa anche un distinguo tra iniziative, tra le devozioni, eccetera, e iniziative quali, per esempio, le catene di Sant'Antonio. E la Chiesa ridefinisce mera superstizione e contrarie ai valori della Chiesa e condanna il credere o agire in questo modo, perché è un modo per cercare di manipolare i poteri divini per una qualche forma di guadagno di qualsiasi genere. Questo per quanto riguarda il mondo cristiano, ma proprio appunto in due brevissimi cenni. Vorrei farne uno anche sul mondo musulmano. Nel mondo musulmano gli atti di devozione e di adorazione trovano due scopi correlati. Il primo è il compimento dei comandamenti di Dio come prova di obbedienza nell'attesa del giorno del giudizio. Il secondo è la trasformazione di colui che pratica la devozione in qualcosa di più conforme al divino volere. E la devozione nell'Islam facilita anche il conseguimento di un comportamento più etico e più devoto alla giustizia. Quindi è considerata una forma di educazione.
La modalità più ovvia che prende la devozione nel mondo islamico è quella legata ai cosiddetti cinque pilastri dell'Islam. E li vediamo insieme. E sono? Beh, li vediamo insieme da, non so, dalla mia sinistra, non so voi come li vedete, a sinistra, beh, il digiuno ce l'avete a sinistra, non importa. È lo stesso. Vabbè, siccome li ho trovati solo in inglese, ve li leggo. Il digiuno durante il Ramadan, l'elemosina ai poveri, la dichiarazione di credere nell'unico e vero Dio, la preghiera 5 volte al giorno rivolti verso la Mecca e il pellegrinaggio alla Mecca almeno una volta nella vita. Questi sono gli adempimenti minimi richiesti al buon fedele. E vediamo ancora, sempre per brevissimi cenni, la pratica della devozione nel mondo buddista, che è un elemento centrale anche qui nell'osservanza religiosa di questa, del buddismo, ed è praticata come dedicazione solenne a un oggetto o a una persona, e adesso vedremo anche perché a un oggetto. Dunque, sebbene nei testi tradizionali gli atti di devozione siano talvolta ritenuti non costituire in senso stretto parte del sentiero verso l'illuminazione, sono comunque considerati importanti e propedeutici per prepararsi a questa strada. Beh, principale tra queste pratiche è la meditazione sulle virtù del Buddha o Buddha Mindfulness. La maggior parte dei buddhisti usa i rituali di devozione come mezzo per conseguire le proprie aspirazioni spirituali. E tra questi rituali possiamo annoverare le prostrazioni, le offerte, la venerazione delle reliquie, il canto dei testi tradizionali, i pellegrinaggi, le celebrazioni di festival come il Vesak, la meditazione, eccetera. E come potete vedere anche in questa foto, sono gesti che troviamo in tutte le tradizioni. Possiamo vederli tranquillamente nella nostra religione, nel mondo musulmano, ma in moltissime altre. Il buddismo considera la devozione interiore più importante dei rituali esteriori. E la devozione non è diretta solo al Buddha, ecco qua, ma anche ai suoi insegnamenti. I buddhisti possono essere devoti anche ai suoi insegnamenti e a degli oggetti inanimati, come per esempio gli stupa. È qui la splendida Svetavon Pagoda di Rangoon, dove pare ci siano appunto alcuni capelli del Buddha. E appunto gli stupa sono delle strutture semisferiche o più o meno di questa forma che contengono delle reliquie. Ma i buddhisti possono essere devoti anche a dei testi buddhisti che sono considerati il corpo del Dharma o corpo del Buddha, in questo caso per estensione. Ai giorni nostri le pratiche buddiste, ma non solo, sicuramente sono state adeguate ai tempi. Per esempio, i canti sono stati accorciati o riassunti, o standardizzati, insomma, altri rituali. Insomma, il culto è sempre in evoluzione, si adatta ai tempi, ma questo non vuol dire che sia meno sentito, è solo più giusto, ritagliato sulle esigenze del momento. Tra le pratiche devozionali buddiste più controverse troviamo quella dell'autoimmolazione. Negli insegnamenti buddisti il corpo umano è considerato privo di valore intrinseco, ma lo acquista secondo l'uso che se ne fa. E proprio questa è la base che sta lì, è proprio questa è l'idea che sta alla base dell'autoimmolazione, che è considerata una forma di eroismo nel momento in cui compiuta per fare una buona azione. È una pratica poco comune, ma certamente ancora in auge ogni tanto.
se ne sente parlare ancora. È comune, per esempio, nei tempi buddisti togliersi le scarpe. Chi è stato in Oriente ha visto mille volte scene come questa. Nei tempi antichi le scarpe erano uno status simbolo. Togliersi le scarpe era considerato espressione di umiltà e quindi era un gesto molto apprezzato. Naturalmente andare scalzi ha anche la funzione di tenere puliti i templi, ma questa è venuta dopo. Prima è venuta l'altra. Per noi teosofi, altro oggetto di devozione possono essere quegli esseri con la E maiuscola che, avendo ottenuto la liberazione, rimangono volontariamente in contatto con l'umanità per sostenerne gli sforzi, dirigerne le sorti. E poi abbiamo anche quei maestri, cosiddetti maestri, che incontriamo qui sulla Terra. Persone che con il loro illuminante esempio ci indicano il cammino. Nella dottrina segreta, Blavatsky afferma che quando i signori della saggezza, mossi dalla legge dell'evoluzione, infusero nell'uomo la scintilla della coscienza, il primo sentimento che questa destò alla vita e all'attività fu un senso di solidarietà, di unità con i suoi creatori spirituali. E la citazione continua dicendo: come il primo sentimento del bambino è per la propria madre e nutrice, così le prime aspirazioni della coscienza nascente nell'uomo primitivo furono per coloro il cui elemento egli sentiva dentro di sé e che pure erano al di fuori di lui e indipendenti da lui. E la citazione finisce con questa frase: la devozione sorse da quel sentimento e divenne il primo e il più importante motore della sua natura, poiché è l'unico sentimento naturale del suo cuore, innato in lui, e che troviamo ugualmente nel bambino come nel cucciolo dell'animale. Citazione dalla Cosmogenesi, volume 3. Ma come evocare, come nutrire in noi questa devozione? Per esempio, possiamo farlo fissando la nostra mente sulla bellezza, ascoltando il nostro sé più profondo, scoprendo e riconoscendo la perfezione di tutto quello che esiste, coltivando l'amicizia con persone che più di noi brillano in devozione, naturalmente con la contemplazione diretta, con la meditazione sull'oggetto della nostra devozione. E quando lo facciamo dobbiamo essere molto ben consapevoli che quando noi facciamo un passo verso il Supremo, l'Assoluto, Dio, Dio ne fa 100 verso di noi. La devozione rende colui che la pratica simile all'oggetto del suo trasporto e infatti la Chandogya Upanishad insegna che l'uomo è creato dal pensiero e che quello che pensa egli è, ma che è solo il fuoco della devozione a forgiarlo ad immagine e somiglianza dell'assoluto, il fuoco della devozione. Allora, abbiamo imparato a riconoscere colui che è devoto dalla sua modalità di relazionarsi con gli altri. Amorevole sollecitudine, compassione, apertura ad ogni credo, ad ogni filosofia. Questa massima apertura è il suo carattere distintivo. E adesso vi volevo raccontare brevissimamente la storia, un aneddoto della vita di Sri Ramanujacharya, al quale il suo guru una volta dette un mantra. Sappiamo tutti bene che quando il guru ti dà un mantra, non lo può sapere nessuno, non lo puoi assolutamente divulgare. Ramanujacharya gli chiese al suo guru: cosa succede se lo dico a qualcuno? Morirai, fu la risposta. E cosa succederà a colui che lo ascolta? Sarà liberato, rispose il suo guru. E allora il devoto Ramanujacharya, precipitandosi in cima alla torre più alta,
cominciò a urlare il suo mantra verso le affollate strade di sotto, senza preoccuparsi di quello che gli sarebbe accaduto, ma con lo scopo che tutti venissero liberati dal dolore e dal peccato. Ecco l'immagine di un devoto esemplare, colui che si è trasformato a immagine e somiglianza del suo amato. Beh, non so che ore siano, Enrico. Ancora 5-10 minuti? Ci stanno? 10 minuti, perfetto. E a proposito di devozione, volevo questa sera rendere omaggio a un grande monaco. Scusate. A Thich Nhat Hanh. Un monaco che ha ispirato tanti tra noi. Oltre il velo della materia, qualche giorno fa, lasciandoci un'eredità straordinaria. Le sue parole ci mettono in guardia da un certo tipo di adorazione. Ha lasciato detto che questo: per favore, non costruitemi uno stupa. Per favore, non mettete le mie ceneri in un vaso. Non limitate chi sono. So che sarà difficile per qualcuno di voi. Se dovete costruire uno stupa, per favore, promettetemi che ci metterete un cartello con scritto «Non sono qui». E inoltre che ci metterete un'altra targa con su scritto «Non sono nemmeno fuori». E un terzo cartello che dice «Se sono da qualche altra parte». È nel vostro respiro consapevole e nei vostri passi calmi. Ecco il mio omaggio a lui, perché credo che tutti noi prima o dopo l'abbiamo citato, tutti noi l'abbiamo letto prima o dopo, tutti noi abbiamo tratto ispirazione dalle sue parole, e credo che questa eredità, anche solo questa breve frase, ci dica molto, moltissimo di chi era. Vorrei ora però proporre in chiusura il punto di vista, sempre sul tema della devozione, del mio rivoluzionario preferito, il mio amato Guido Krishnamurti. Vi proporrei un pezzo che si trova nella seconda serie dei suoi insegnamenti, il capitolo 10. È un lungo capitolo che riporta un dialogo tra Krishnamurti e un devoto. Un devoto indù, per quel che si capisce dal racconto. È un devoto che, pur essendo molto soddisfatto della propria pratica devozionale verso Dio, una pratica che lui definisce il canto del suo cuore e la sua felicità, comprende che la devozione di Krishnamurti è di un genere ben diverso e che va oltre la sua, che va al di là, capisce che Krishnamurti ha fatto un passo avanti e vorrebbe capire qual è la natura e la bellezza di questa devozione, perché la devozione di Krishnamurti non ha né immagini né rituali. È un pezzo che meriterebbe di essere letto per intero, ma ve ne propongo qualche battuta prominente. Krishnamurti afferma: vediamo cosa intendiamo con devozione. Significa passare molte ore al giorno in quella che chiamiamo la contemplazione di Dio? Anche l'uomo che si dedica al miglioramento sociale è devoto al suo lavoro. Anche il generale, il cui lavoro è pianificare la distruzione, è devoto al suo lavoro. Anche l'uomo che adora ciò che fa, la propria ideologia, il proprio capo, è consumato da quello di cui si occupa. Che differenza c'è tra riempirsi il cuore di Dio o perdersi in qualcos'altro? L'adoratore è l'adorato. Adorare un altro è adorare se stessi. L'immagine, il simbolo, è una proiezione di noi stessi. Dopotutto, dice al devoto, il tuo idolo, il tuo libro, la tua preghiera
è il riflesso del tuo background, è una tua creazione, seppure fatta da altri. Tu, gli dice, la scegli secondo ciò che ti gratifica. La tua scelta, gli dice, è il tuo pregiudizio. E continua. Stai adorando te stesso attraverso l'immagine che hai creato con il tuo pensiero. La tua devozione è amore verso te stesso. È una forma di autoinganno che porta solo dolore e isolamento, che sono morte. Anche identificarsi con qualcosa di grande è una proiezione del piccolo, una sua estensione. Ciò che è piccolo, nel cercare qualcosa di più grande, troverà solo quello che è capace di vedere. E continua dicendo che la ricerca di una risposta è una fuga da ciò che è veramente. E gli dice, guarda, che questa ricerca viene definita in tanti modi, uno dei quali è devozione, ma che per comprendere quello che cerchi veramente, la mente deve tacere, perché solo così la realtà che è può dispiegarsi. Allora questo devoto dice a Jiddu Krishnamurti, senti, io sono contento del mio Dio e della mia devozione. Forse il tuo canto può essere più chiaro e più aperto del mio, ma quando io canto, il mio cuore è pieno. Cosa può chiedere di più un uomo che di avere il cuore pieno? E Krishnamurti gli risponde, quando il canto è quello vero, non ci sono né io né tu, ma solo il silenzio dell'Eterno. La canzone non è il suono, ma il silenzio. Non lasciare che il suono della tua canzone riempia il tuo cuore. E volevo chiudere con una breve considerazione personale, che appunto ho fatto in questo piccolo excursus. Per quanto mi riguarda, le affermazioni di Krishnamurti, come spesso accade, mi trovano totalmente allineata. Quando Krishnamurti dice se non fate spazio il divino non può arrivare, capisco bene, capisco che cosa intende. Ma mi veniva in mente, appunto, mentre leggevo queste parole, che è capitato sicuramente a tutti nella vita di trovarci davanti a un essere più elevato di noi. Qualsiasi persona, un essere più elevato di noi, non meglio specificato, ognuno credo abbia in mente qualcuno o qualcosa. In quel momento lì, a tutti noi sorge spontaneo quel sentimento naturale di cui parlava prima Blavatsky. Innato, si impone una specie di incanto, una specie di meraviglia, un sentimento di venerazione. Ed è irreprimibile, è una cosa che appunto viene spontanea, viene da sola e ha uno straordinario effetto di buon auspicio e di ispirazione. Questa almeno è la mia esperienza, ma sono convinta che molti tra noi hanno vissuto questo. Questo. È un qualche cosa che è caratteristico ad ogni cultura, secondo me, qualsiasi religione, e si estende anche a esperienze, a esperienze come, non so, vedere il Papa, vedere un guru, una reliquia, non so, ma anche in senso laico, all'incontro con qualche grande personalità, magari un politico di livello mondiale che magari combatte per i nostri stessi ideali. Faccio un esempio. È una specie di contatto fisico, tra virgolette, che ci trasmette veramente qualche cosa. È un atto sacro e non può avvenire tramite internet o per telefono, perché va a interessare non solo la nostra parte fisica, ma anche tutti i nostri corpi sottili.
e quindi ci veicola un'emozione che investe tutto il nostro essere e lascia un segno profondo. Ed è facilissimo richiamarla alla mente proprio perché è rimasta dentro, in qualche parte ha risuonato con qualcosa di profondo dentro di noi. E quindi vi auguro di avere ancora delle occasioni di incontro come queste, anche in questi tempi di distanziamento, che è vero che sono tempi difficili, ma sono tempi di straordinarie possibilità per la nostra anima. Grazie per l'ascolto.